Salve a tutti! Scusate la tosse e benvenuti in una puntata di questa serie su Death Stranding, chiamata appunto Reality Check su Death Stranding. Io qua, che io mi stia ricaricando, forse è possibile che io mi stia ricaricando l'armatura qua, l'esoscheletro? È possibile. Qua non ci posso accedere. No, non c'è nessuno. Non te la prende a male, dobbiamo andare lì. Proprio esattamente all'altro lato. Raccogliere, recupera, presa e rovini, Middle North City. Vabbè. E quindi dobbiamo andare di là. Con l'esoscheletro. Scusate, mi alzo un attimo il volume, ecco. Ah, e dimentico, scusate, lo alzo anche a voi alla registrazione. Purtroppo avevo settato i volumi per FIFA che sono decisamente diversi rispetto a questi, e quindi insomma sono combinato un po' così. Allora, ah, ottimo. Limite alle armi revocate. Niente, fai uno sforzo in più. Scusa, posso vedere un attimo la... Posso metterli... Vabbè, vi metto posizione indicatore. Dai. Comunque già comincia a piovere, significa che... Dai, praticamente rovinati dalla pioggia. Quindi significa che molto probabilmente incontreremo le CA. Sono abbastanza convinto di questo. Carico di palle. Penna elegante. No, 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 no. Piuttosto cammino per di qua. Non so che adesso. Io ne sono abbastanza convinto che adesso noi ci beccheremo le CA. Sono abbastanza convinto. Fammi vedere un attimo. La camminiamo un po'. La cosa buona è che siamo abbastanza leggeri di carico, quindi vediamo che. Ok. Confermato. Decisamente confermato. Deciso di CA. Io direi a questo punto allora che vado di qua. Anzi, come, ecco, direi che vado proprio così. Qua, molto lati, molto cauti, perché la situazione non è bella. Qua. Detto, oddio, ci fosse un punto dove poter scavalcare, arrampicarsi sul serio, eh? Posso? No. Forse di qua? Io c'ho proprio il terrore che scavalcando qui ci vado a finire proprio. Gli vado a finire proprio in braccio le CA. Ho questo terrore, però
io continuo. Comunque non capisco da dove devo passare, eh? Ah, qua ci sono, ce n'è dell'erba sandalo. Io ho capito che devo andare lì, però è tutto mura. Là la porta, proprio da qui cosa devo raccogliere. Ah, cizio di memoria, vabbè, ok. Hai preso lì davanti. Ma che? Ok. C'ho le spray riparatore. No. No. No, arrampicati. Andiamo. Mezzo la melma. Proprio là in mezzo la melma. Allora. Calmi. Armadietto privato. Cosa dovrei trasportare io? C-
Come scusa? Ah, non è questo quello che devo prendere io. Era questa la cassetta di attrezzi, ok. Molto caldo. Ma non devo attivare niente. Devo fare un altro po' di casino. Capisci che la situazione è un attimo. Che scatole. Andiamo ad andare verso destra. Sì, calma, con la calma. Ok, molta calma. Mi chiedo dritto per dritto. Che ancora racconto. Cristalli chirali, vabbè, è bello, però. Un attimo, devo. Mia ansia. Ansia, porca miseria, ansia. Alla fine ce ne andiamo. Alla fine ce ne andiamo. Di qua. Sì, mi arrampico. Qua sono lontani. Il BB sembra felice. Io sono contento che il BB è felice. No, adesso noi ce ne andiamo. Materiali rovinati dalla cromopioggia. E pazienza. Pazienza. Dov'è? Spray riparatore per casse. Ok. Ruzza dietro. Niente, non posso, vabbè. Comunque, amen. Adesso noi comunque quello che ci interessa è andare, tornare dal simpaticone che ci ha mandato qui a prendere la sua cassetta degli attrezzi. Il simpaticone. Ah, che bello, proprio simpatia. Quando si dice la simpatia, allora arrampichiamoci per favore, arrampicati qui. Posso vedere un attimo mappa? No, vabbè, benissimo, sto deviando tantissimo, però vabbè, io. Ma che si va di qui? Arrampica? No? Si va di qui? Arrampica? Ah, intanto una cosa, mi sono indicato di, ecco, rimuovere questo, perfetto, poi perché fare prendere una scatola. C'è un'arrampica di qua. Ecco, vai. Arrampica di qua. Olè. A posto. Arrampicati. Arrampicati. L'allero. Pettiano.
Piano, piano. Ferma. Cerchiamo di capire un attimo dove stiamo andando. Allora, io devo andare allora di là. Stavo sbagliando. Tanto stavo sbagliando. Di qua devo andare. Io di qua devo andare. Io qua devo fare attenzione che si rischia i ruzzoloni e la calma con la calma. Con la calma. Ok. Ah, a posto. Fermo. Poco. Ferma un attimo. Tanto. Allora. Posiziona. Ecco, posiziona indicata. Scusa, eh. Che direzione sto andando? Di qua, quindi devo ancora deviare ancora un po' di qua. Ah, infatti quello. Fermo, mantieni l'equilibrio. Porca miseria. Sì, vabbè. Quando finisce sta cacchi i crono pioggia. No, sto deviando di nuovo. Io non è che non dico che prendo niente. Allora, io devo andare di qua. Allora, giusto? Sì. Là. E allora è quello. Spero che quello sia il posto del simpaticone. E non una la base di muli, perché significa, perché altrimenti sarebbe un po' una scocciatura. Cipato di qua, non cipato, raccogli, ecco fatto. Cosa raccogli? Cristalli chirati, va bene. Allora, adesso dove sto andando? A direzione giusta, più o meno, sì. Quella mi sa comunque che è base dei muli. Io... Così. Mi sembra troppo vicina per essere lì. Mi sembra troppo vicina. Io... ci sto lontano che è meglio. Quella mi sembra base dei muli. Quella mi sembra base dei muli. O forse no, è proprio la base del simpaticone. Allora. Non mi sembra troppo vicino però. Per essere lui. Ah no, è quella. Ok. Ah. Ok, va bene. Ora vediamo se il simpaticone si fida adesso. Che per carità, io lo capisco, c'ha anche ragione, nel senso, per me c'ha ragione lui, nel senso, se non vuole avere a che fare come si chiama, cioè se non vuole unirsi a Lucia, non vuole averci a che fare, ha il sacrosanto diritto di farlo, cioè non ci vedo uno così sbagliato, anzi mi sembra di essere nel torto io. Sembra essere io dalla parte sbagliata della storia. Con queste Lucia che vogliono unire tutte. Oh diavolo, Lucia, cacara la mia. Lucia, non bene Lucia. E sono quelli, cioè io voglio sapere i fatti miei, che cacchio vuoi? Io mo Demens stanno solo difendendo l'indipendenza della propria città, punto. Comunque. Ah, allora, attiviamo qua. Effetto consegna, carico richiesto. Vai. Qua c'è la tua cassetta di attrezzi. Simpaticone. Consegna carico. Ah, è l'artigiano, è il simpaticone, mi ricordavo quello. Stai scherzando. Cosa? Sei davvero andato in quell'inferno? Ma hai detto tu di andarci, che cacchio vuoi? Cosa vuol dire per me? Quanti ricordi in questi vecchi attrezzi? Sono contento. Si creano con una stampante chirale. Pensavo di averti dato una missione impossibile. Oh, sì, ora ci siamo. Aspetta di vedere che armi ci farò con questi. Sono contento. Sei incredibile. Grazie, però
Io ti ringrazio, però un pochino meno. Vabbè, senti, salta, saltiamo tutto, salto automatico, direi che abbiamo fatto sta cosa. Salta tutto automatico, salta, attiva, salto automatico. Hai tutto, io di fattorino magistrale addirittura. Ho rotto le notizie, adesso puoi siglare contratti con Strand con altri giocatori. Puoi inoltrare richieste di cooperazione per il potenziamento. Sì, vabbè, cose tutte molto belle. Ok, io direi andare avanti. A dirla tutta, Progile e i suoi non mi hanno fatto mai niente di male. Anzi, sono in debito con loro. Ma se ora sono in combutta con Higgs, significa che sono come lui, no? No, non sono in combutta. Sembra quasi che questi cazzo di terroristi si stiano riunendo come una grande famiglia felice. Forse è ora di fare lo stesso. Cioè? Magari per noi c'è speranza. Se ci sono persone come te nelle UCA, più siamo meglio è, vero? Con in più una nuova America. Perché ha cambiato idea, così, di botto. Va bene. Minchia, cioè, no, va bene, cambiato idea. Le ci sono belle. Mamma, ok. Bipolarismo, va bene. Un po' di voletto. Ok. A posto. Abbiamo unito pure sto pezzo di cose. Ma a proposito, tu puoi farmi le armi, giusto? Spara bolas. No, nuova intervista d'accordo. Non me ne frega niente intervista. Le armi. Le armi non sono male. Un'arma che connette. Ora poi. Sì, ok, sono contento. Sì? Ciao artigiano. Bene, ora che vi prendete cura di me, il minimo che posso fare è prendermi cura di voi. Cioè? Finché mi terrai connesso, continuerò a rifornirti con i miei migliori attrezzi. Ok. E insieme vivremo un po' più a lungo. Oh, tra l'altro. Cosa? Dai un'occhiata a questa meraviglia. Si chiama Sparabolas. Dovrebbe tenere a bada i piantagrane per un po'. Ovviamente non è letale. Non posso promettere che non lasci dei segni, ma alla fine sono fatti loro. Se può farti comodo, prendilo. Ok, grazie. Abbiamo un'arma. Uno Sparabolas. Cosa? Uno Sparabolas, può essere molto utile. Puoi usarlo per bloccare bersagli umani senza doverli uccidere. Ma se scambi quei cavi con i fili ricavati dal tuo sangue, funzionerà anche sulle CIA. Coraggio. Provala pure. Ok. Pipiri pipipi. Si apre. Dispone automatico. Ok. Va bene. Sparabolas. A pozzo. Tu hai fatto la tua parte. Ora devo fare la mia. Ok. Vabbè. Certo, sei un po' bipolare, scorsa puntata hai detto no, non voglio sapere niente, ma cagare la mia, che poi mi rompo le palle a me e fanno, dicono. Mo che devo fare però? Mi scusi. Dica. Sam. Ora puoi richiedere di potenziare le strutture. Ok. Se ce n'è una che usi spesso, dovresti farci un pensierino. Ancora non so neanche cosa devo fare. Chiedere, perfetto, tutto molto bello. No, io non voglio posizionare, non voglio chiedere di potenziare nulla. No, non voglio chiedere potenziare nulla. Non voglio chiedere niente. Io voglio sapere che cosa devo fare ora. Dica. Un lavoro magnifico. Grazie. Hai riportato 3 stazioni dalla nostra parte. Ok. I prepper sono connessi e la rete chirale è in ottima forma. Ok. Intendiamo usare un centro regionale come stazione secondaria. Ma ci penseremo più avanti. Ora abbiamo un incarico prioritario. Rimediare a un guaio. Cioè? Dovresti recuperare uno dei server di sistema di Lake Knot City. Eh? L'avevano mandato a riparare e i muli l'hanno rubato nel viaggio di ritorno. Il server contiene dati di convalida per un nostro nuovo sistema di consegne. Userà la rete chirale per automatizzare le consegne. Ah. Per noi è inestimabile.
I muli lo userebbero come fermaporta. Ok. Ma prima lo farebbero a pezzi per estrarre i cristalli chirali e i metalli rari. Va bene. Se non interveniamo subito, perderemo quei dati. Quindi fila subito al sito di consegna dei muli, prendi il server e riportalo a Lake Knot City. Ah. Ci penso io a far partire l'ordine. I dettagli via M-Link. Va bene. Recupera il server dal sistema dei muli. Sistema dei muli sarebbe... Ah, bene. Raccoglie come prezzo da su dove Lake Knot City. Va bene. Tanto rimuovi ogni indicatore. Ok, poi. Tanto devo arrivare a questa zona qui. Anzi. Io quindi... E mo dove ci vado? Certo che non mi dispiacerebbe una cosa di ricarica, una stazione di ricarica. Asfaltatrice root, cos'è? Box postale online, pacche. Vabbè, posiziono l'indicatore qua. Beh, poi ci andiamo. Ci vediamo nella prossima puntata. Quindi dobbiamo andare al campo dei muli, prendere una roba, serve, e portarla a Lake Knot City. Bene, ottimo. Cosa mai potrà andare storto? Proprio, beh, detto questo, molto semplicemente. Saluto tutti quanti voi. Alla prossima.